So we arrive. Chakshu Dan Dilo Jai. Give the mic also one more. Chakshu Dan Dilo Jai Jamme Jamme Prabhu Shai. Chakshu Dan. Chakshu Dan means I am blind, that he will give me eyes. Chakshu Dan. Chakshu Dan cosa vuol dire? Che il Guru ci dà la visione, ma perché siamo ciechi? Significa che quindi siamo ciechi? Yes, we are blind. Sì, siamo ciechi. We see from material body concept. That is my blindness. Noi siamo ciechi perché vediamo soltanto con la coscienza del corpo materiale. I think my body and I see the body. Io mi identifico soltanto con il corpo materiale, quindi di conseguenza vedo soltanto corpi materiali intorno a me. That is my blindness. Ecco perché sono cieco. This is my ignorance. Ed è una forma di ignoranza. This is not reality. Non è la realtà. Like we change our clothes every day when we take the bath. Noi ogni giorno ci laviamo e cambiamo i vestiti. Same clothes I cannot wear next day. Quei vestiti sporchi che indosso non è che li metto anche il giorno dopo. Because this is my covering. Perché questi vestiti sono la nostra copertura. And I see the covering is my reality. E questa copertura è la nostra realtà. Then this is my blindness, no? E questo è che sono cieco. This reason he enlightened me that I am not a body, I am living in the body, I am a soul. Quindi la visione che ci dona il Guru fa sì che noi riconosciamo di non essere il corpo, ma di essere un'anima che vive all'interno del corpo. But all time our practice to forget the soul. Però la nostra pratica da tempo infinito è che noi ci siamo dimenticati di essere un'anima. Maria Magdalena say, the sin is this, that I forget I'm a soul. Maria Maddalena insegna che il nostro peccato originario è che noi ci siamo dimenticati di essere anime. So I forget my soul. So I forget the savior of the soul. E avendo dimenticato di essere anime, ci siamo anche dimenticati del salvatore dell'anima. The forgetness of soul is sin, and the higher sin is the forgetness of savior. La dimenticanza dell'anima è l'origine del peccato, e poi il peccato al culmine è quello di dimenticarsi del salvatore. And why not I can live there? Because I don't want to relate with the yesterday. Perché io non vivo nella coscienza dell'anima? Perché non mi relaziono con la mia istadeva? And when I don't relate with istadeva, then I have no love for him. I'm very impersonal. E se non mi relaziono significa che sono in uno stato impersonale, privo di amore. You see the Prabhupada Bhagavad Gita, he says soul and the relation 22 times in the page 4. Vedete che nell'introduzione della Bhagavad Gita Prabhupada ripete la parola relazione per ben 22 volte. And the sarup and sarup siddhi is developed by devotional practice. E lui scrive che la svarupa e la svarupa siddhi sono stati che si sviluppano attraverso la pratica devozionale, not by ritual, non attraverso i rituali, with relation, con la relazione. With relation they can be a mother
and Krishna can be a son. Soltanto attraverso la relazione un'anima può sviluppare un sentimento materno e diventare una madre e far sì che Krishna diventi suo figlio. That is devotion. Questa è devozione. That is the relation make us devotion. Without relation there is no devotion. È la relazione che fa sì che noi abbiamo devozione. Senza relazione non ci può essere devozione. Only not this. It also opens the vision to know the sarup form. Non soltanto a riguardo dell'anima, in realtà il guru ci apre la visione per poter anche vedere qual è la forma dell'anima, la cosiddetta svarup. And this sarup can relate with that is to there. Perché questa svarupa che si può realmente relazionare con la Ishtadeva. Soul cannot relate with Ishtadeva. L'anima nel suo stato marginale non può relazionare con l'Ishtadeva. One light, una luce, cannot relate with me if it's from 10 years. Non può relazionarsi con me anche se siamo vicini da 10 anni. Because this is only light or a spark. Perché è soltanto un bagliore, una luce. He has no form. Non ha una forma. So the guru gives this chakshudan that you have a form, you have a disrelation and practice this, that's a devotion. Quindi il guru ci dà questo chakshudan, questa visione con cui noi siamo capaci di vedere che abbiamo una forma, abbiamo una relazione. E con queste possiamo praticare la devozione. And that's a sarup. Questa viene definita sarup. And sarup siddhi means perfection in this service. E sarup siddhi, ovvero la perfezione di quel servizio che io compio con la mia sarupa, con la mia forma. And this is the Gyanpur Mama Sanatani. E di questa pratica l'esempio lo possiamo vedere da Mama Sanatani. This is sarup and sarup siddhi. Questa è that is devotion. Questa è la devozione. So this is to hear soul, soul to sarup, sarup to relation. This is the navigator job. And relation, and then relation after. Questo è il motore, quello di farci vedere che siamo anime, che l'anima è una forma, di relazionarci e di vivere in questa coscienza, in questa pratica. When we believe and we follow that. E noi dobbiamo crederci e seguire. Cioè. Understand? È chiaro? So this is Chakshudan. Questo è Chakshudan. Sarup. Jivere sarup hai. Jiva sarup. Sarup what is not light, not a spark, not a soul. Sarup. Jivere sarup hai, Krishna nitya das. Jivan sarup is Krishna nitya das. Jivere sarup hai, nitya Krishna das. Cosa significa? Che questa svarupa non è un scintillo, non è una luce, un bagliore, è una forma, ha una forma. That is meaning Krishna is mentioned here. One is devoted to Krishna, one is devoted to the energy of Krishna. It's the same. Is it all Krishna? Is Krishna energy is not separate from Krishna? And that is Radha. Who is to both? Krishna and Krishna's energy. Yes. Krishna energy is Radha. So
You cannot differentiate separate, that only Krishna means Krishna. Then we are Narayan Bhakti doing. Cioè Krishna e la sua energia, e queste non sono due cose separate. Se noi vediamo Krishna senza la sua energia, allora lo vedremo soltanto nel suo aspetto di Narayan. Allora potremo compiere soltanto la Narayan Bhakti, Vishnu Bhakti. When we see only Krishna without Radha. Quando vediamo soltanto Krishna senza Radha. Is a Vaikuntha. Radha. La pratica di Vaikuntha. Prabhupada says Sarupai to go in Radha. In the service of Braja Lila, then you need Sarup. Narayan Bhakti, we don't need Sarup. And Sarup Siddhi. Prabhupada parla riguardo della Svarupa perché ci vuole far entrare nel servizio del Braja Lila, perché in realtà a Vaikuntha non c'è bisogno di questa pratica della Svarupa. I have no much idea because I no practice, but I listen from the Mahajans. The Vaikuntha Vasi go with all body in there and they become Narayan. Non ho in realtà una esperienza palpabile, troppa idea riguardo della pratica e realizzazione che c'è a Vaikuntha, perché non è quello che io pratico, però ciò che ho ascoltato dai Mahajans, dalle grandi anime, è che uno prende un corpo simile a quello di Narayan e con quello risiede a Vaikuntha. You Krishna, oh Krishna, you are Krishna, I'm also Krishna. You are Narayan, I'm also Narayan. You are dual, I'm also dual. This is Vaikuntha Bhakti. La Vaikuntha Bhakti è lì dove l'anima vede Krishna, anche se stesso sente di avere certi tipi di caratteristiche. Dice, allora dice anche io sono Krishna, tu sei Narayan, anche io sono Narayan. Then we don't need Sadhu. Only in the Braj Bhakti we need Sadhu. E quindi in questo caso non avremo bisogno della Svarupa, soltanto nella Braja Bhakti abbiamo bisogno della Svarupa. If the Guru is the goal, who will navigate me for that? Se il Guru è l'obiettivo, però, allora chi è che ci può navigare? Guru is a navigator. We need the navigator every moment of our life. Guru in realtà è il navigatore. Noi abbiamo bisogno di questo navigatore in ogni momento della nostra vita. We got the Sakshuda. We got the divine vision to see and feel him. And he's following his instruction. Perché soltanto in questo modo che possiamo ottenere la Chakshudan, questa visione per poter sentire e seguire le sue istruzioni. Janame, janame, Prabhu say. Janam, janam means if I will realize this and I will, how many times I will get the birth. This realization will never go from me. Janma Janma significa nascita dopo nascita. E qual è il significato? Che se io ottengo questo tipo di visione trascendentale, allora rimarrà sempre con me, nascita dopo nascita. Chakshudan Dilogai Janame Janame Prabhu say my he is the only my navigator. Every moment of our life, he navigates me and he guides me. Il Guru è il mio vero navigatore che in qualsiasi momento della nostra vita mi indirizza nella direzione giusta, mi guida. Not only this, Devvigyan, divine knowledge is the Prakashita. In my heart, he gives the divine relation and knowledge to go on with this life. Non soltanto questo, ma perché lui ci dona anche la conoscenza divina per poter andare avanti nella nostra vita. Without divine knowledge, it's not going to happen anything in my life. Senza la conoscenza divina non succederà mai niente nella mia vita. And a divine vision will come
when I'm living in divine, not in material. E la visione divina si manifesterà soltanto quando io vivo nel divino, non quando vivo nel materiale, nell'identificazione. So, eyes has to be divine, my heart has to be divine, my ear has to be divine, my all senses will become divine. Quindi la mia visione, il mio cuore, la mia mente, le mie orecchie, tutti i miei sensi devono essere divini. That is hidden in heart to give this prakash, is enlightened to me with this consciousness. Ridare prakashit significa che lui ci illumina il cuore con questa conoscenza divina. You understand? Then one thing comes. Prem bhakti yahavite avidya vinasha. Why not? Avidya is going from me. Ignorance is going from me. Foolishness is no devotion in loving relations. Perché la mia ignoranza non se ne va mai? Perché sono sempre pieno di ignoranza? Perché non sono pieno di prema? Perché non ho devozione? Prem bhakti jahavete. When the moment the prema will come and it comes by mercy, it's not come by my effort. Il prema non può mai arrivare grazie al mio sforzo, può soltanto arrivare grazie alla misericordia. Whose mercy? La misericordia di chi? Mercy of navigator. La misericordia del navigatore. Who relates with me, with my istadeva. Il quale ci relaziona con la nostra istadeva. I don't love myself. I love to you, my Easter, my darling, my dear, my sweetheart, my almighty, my everything, my somni, my boss. You are everything for me. Then love will come, and I am your shadow. You are the original, and I am your shadow. Quando il Guru ci relaziona alla nostra istadeva, allora il nostro amore da essere diretto soltanto a noi stessi verrà ridiretto verso l'istadeva e quindi potremo sentire vicino alla nostra istadeva, istadevi, e chiamarla con nomi dolci, personali. Sentiremo che noi saremo soltanto la sua ombra e lei è la forma originale. When I see only to you, no other thing I can see. In any circumstances, what is coming, I think that you give me to serve. In quello stadio vedrò soltanto lei, non vedrò nessun'altra cosa all'infuori di lei, e qualsiasi circostanza arriva nella mia vita, sento che è una sua misericordia che mi è arrivata per poter svolgere il suo servizio. I'm always ready to service. E io sarò sempre pronto a svolgere quel servizio. I don't want to be without service. Non vorrò mai essere senza servizio. The service come is a love in action. I say in one word, love cannot be happen without love. There is no action. You cannot move. When there is a love, you move. You dance, you become, you under control of someone, because what you can do, good and bad, everything, if she angry, she happy, she not like, she throw me, but I'm happy, because this is your mercy. That's it, right? Amore in azione, cosa significa? Che quando sarò innamorato, allora
farò tutto, potrò agire. Senza amore invece non potrò fare niente. Quando però sono innamorato, allora agirò sotto il controllo della persona che amo, che lei mi rigetta, mi ama, mi sgrida, qualsiasi cosa fa, sono pronto ad accettarla perché la amo. This is Chakshudan. This is the divine vision. Divine vision, divine senses, divine heart. Dibbigyan. My heart become all enlightened. I understand everything. I have a return ticket. I come with the return ticket in my hand, and one day I have to go back to my home. The time and date are fixed, only to wait how what you are doing in this period, how you behave and how you serve. That is, the time is fixed. And when we want to realize, we can realize. We don't want to realize, Divigyan is not coming in our life. Divine vision will not come in life. But time is fixed because of return ticket. It's already mentioned the dates to go back. The day we born, we have a return ticket to go. Questo stadio lo possiamo avere soltanto quando il nostro cuore, la nostra visione, orecchie, tutti i nostri sensi sono divini, sono purificati. Noi siamo venuti qua in questo mondo con il biglietto di andata e di ritorno. Siamo venuti ed è fissa anche la data che ce ne dovremo andare. Quello che conta è quello che noi facciamo in questo periodo, da quando siamo venuti al momento in cui ce ne andiamo. Se vogliamo realizzare, allora possiamo farlo e potremo sviluppare una visione divina. Se non vogliamo realizzare, allora Chakshudan non si manifesterà mai, non potremo mai ricevere una visione divina. And without this realization, our spiritual life is not happening. We're not starting. E senza questo tipo di realizzazione, noi in realtà ancora non abbiamo neanche cominciato la vita spirituale. What we are doing, some religious practice to be in goodness. Cos'è quello che stiamo facendo? È qualche pratica religiosa per mantenere un po' di virtù. This is not going to work. Però questo non ci potrà mai aiutare a livello realizzativo. These lines are telling. This work in this state, Mahajan Gata Sapantra. What Mahajans do, that way we have to do it. Is it traditional? Nothing is modern here. It's all traditional way. E questo è quello che spiegano queste parole, questi versi, che sono stati scritti dai Mahajans, dalle grandi anime. E noi dobbiamo seguire le orme delle grandi anime. È una pratica di tipo tradizionale, ovvero che si fonda sulle tradizioni impostate dalle grandi anime, non è qualcosa di moderno che ci inventiamo noi. That's a parampara. This is parampara. What Mahajan do, I do, and I realize this, that is parampara. E questo è il significato di parampara. Quello che hanno fatto le grandi anime e che hanno realizzato, cerco di farlo anche io, di praticarlo anche io, e con questo io mi posso realizzare. E questa è la parampara. What is the last line? Prema bhakti jaha hoite abhidya vinasa jate vede gara. Prema bhakti jaha hoite. When the prema will come in my heart for my Ishtadev. Quando è che il prema si manifesterà nel mio cuore per la mia Ishtadev? Automatic prema will come from the Gurudev. Automaticamente il prema arriverà dal Gurudev. And not only prema will come from Gurudev. Gurudev will give me my sarup, and that sarup will enlighten in my life. From or for? Sorry, Gurudev. Huh? From Gurudev or for Gurudev? From Gurudev. From Gurudev. It's not coming from the sky. Gurudev give. Why Gurudev can give?
because he is a Dasi of Radhika. Radhika inspired to his Dasi. You do this for me, then he has to do. Il prema arriva dal guru, ovvero attraverso il guru, non viene dal cielo. Viene in principio da Radhika, che però ce lo fa arrivare attraverso il guru. This is the steps and process. Vedegaya jahara charitra, Vedas and books, what they say, this is the reality, this is the main, this has to go on this way. Without this, no way in our life. This is all Vedas, Puranas, Granthas, all they are telling. Cos'è che dicono i Veda, i Puranas, tutti i Granth, le sacre scritture? Che questa è la via che dobbiamo percorrere nella nostra vita. Prabhupada, I like very nice four lines. Mi piacciono moltissimo quattro righe scritte da Prabhupada. Listen that. Ascoltate, se non l'avete già fatto. Introduction. All can see the introduction and remember and digest like a amrita. What is the mistake in our life? We are running for controller. L'introduzione al primo canto dello Srimad Bhagavatam. Dobbiamo ascoltare attentamente perché noi quello che facciamo nella nostra vita è che vogliamo sempre andare dietro al controllore, vogliamo approcciare soltanto il controllore. The conception of God and the conception of absolute truth are not on the same level. Radhe Radhe. Not in same level. God is higher. Or absolute truth is higher. La concezione di Dio, la concezione della verità assoluta non sono sullo stesso livello. Cosa significa? Che Dio sta su un livello e la verità assoluta su un altro. Quindi chi è nel livello più alto? What you will do? Research or not? You will research or not? If you not research, you're not scientist. Dovete ricercare chi è sta più in alto. Se non lo fate, non siete degli scienziati. You have to be, know the science of Krishna consciousness. Però uno per essere cosciente di Krishna deve conoscere la scienza. Or I don't understand, Prabhupada. Why make science this Krishna consciousness? But this is science, what you will do. Prima io non capivo perché Prabhupada definiva la coscienza di Krishna essere la scienza. Però adesso l'ho capito perché questa è la scienza di cosa fare per essere cosciente. Scientist take one point and he research. That is scientist. Cosa fa lo scienziato? Prende un argomento e ci si cimenta completamente per poterlo capire di più. Questo è il compito dello scienziato. And he makes something new. He realizes and he makes something special in that. Realizza quell'argomento. E non solo, ci tira fuori anche delle spiegazioni aggiuntive, fa delle scoperte. So this is the science, to know conception of God and absolute truth is why two, why not one? Quindi questa è la scienza che spiega il perché la concezione di Dio, la concezione della verità assoluta sono due, non soltanto una. Perché? Read. The Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth. Wow. What about the controller? Where controller gone? I know that controller is important. He changed, Prabhupada changed everything by. You see, we are doing wrong. We are running for controller and Prabhupada say absolute truth. Srimad Bhagavat, read again. The Srimad Bhagavatam hits on the target of the absolute truth.
My God. Now we have to a second research. What is absolute truth? Quindi lo Srimad Bhagavatam colpisce il bersaglio della verità assoluta. Adesso dobbiamo capire cos'è questa verità assoluta? Right? Dove è andato a finire is not science. Il controllore? Is not science? Non è una scienza questa? No. The conception of God indicates the controller. Huh? Controller. Oh my God. And this controller we neglected here. Prabhupada say you have to neglect this controller. Prabhupada qui ci dice che noi in realtà non dobbiamo dare molta attenzione a questo controllore. I learned to only to meditate in controller and he Prabhupada said not. Tutta la mia vita che ho imparato a come meditare sul controllore, adesso Prabhupada ci dice no. Why not? I know 10 years before. Why? Non devi pensare al controllore. Però perché non l'ho saputo già 10 anni fa? Wow. Understand? We are controller, we want to control others. This is our nature become. If you start controlling, means you are under controller. So your nature is changing in controlling something. You are doer. Perché noi siamo controllori e quindi siamo più attratti di questa natura del controllore. Siamo coloro che fanno. I goditori. They don't like to, but they have to do it. Because they like controller and they are practicing for controller. So some reaction, some what you say? Reflection come to us also. So we also want to control everything. Controller. Che come se in questo modo quindi siamo un riflesso del controllore, perché anche noi vogliamo controllare, vogliamo godere. Yes. The conception of God indicates the controller. See that. Whereas the conception of the absolute truth indicates the summum bonum. Oh. Summum bonum. You know what this is? Latino. Latino? Yes. My God. You know better. Summum bonum è una parola latina, quindi tutti quelli che hanno radice di lingua latina lo sanno meglio. I one devotee come from Colombia. I ask, what is summum bonum? Then he changed some word, and but they repeat same thing. Some pronounce is different. He says, supreme, highest, the best. But why you say like this? It's the most beautiful. È venuto qui un devoto colombiano e gli ho chiesto, ma tu sai cosa significa il summum bonum? E lui, essendo di lingua spagnola, quindi radice latina, mi ha detto, certo che lo so, me l'ha spiegato con termini differenti, però mi ha detto che è la cosa suprema, dava tutti i bacetti, mi diceva proprio un nettare. I see him only. What he is explaining, his feelings and explanation. Io mi sono divertito molto mentre vedevo come lui con i suoi sentimenti mi spiegava questo summum bonum. Then, what is that? The conception of the absolute truth indicates the summum bonum or the ultimate source of all energies. Wow. All energy.
come to her. Tutte le energie vengono da lei. This is sonum. E questo è il summum bonum. All energy come to that. Tutte le energie vengono da questa verità assoluta. You have to read Radha Kripa Kataksha. E per capire meglio dobbiamo leggere Radha Kripa Kataksha. Right, Kishori? Wow. Jai Ho Prabhupada. And more. There is no difference of opinion about the personal future of God. You see, he's a personal future. Controller has a personal future. Il controllore ha un aspetto personale. What is personal and impersonal? Che cos'è personale e impersonale? He wants to relate with us. Lui si vuole relazionare con noi. Because we are the spark of him. Perché noi siamo una sua scintilla. But we have no time to relate with him. Però noi non abbiamo tempo di relazionarci con lui. We are very impersonal. Siamo molto impersonali. So he becomes tired with us. That I want to relate, but he's not want to relate with me. What to do? Perché lui si vuole relazionare con noi. E noi non vogliamo farlo, quindi si è stancato. There is no difference of opinion about the personal future of God. Personal future of the God is not a difference of opinion. As the controller. As a controller. Because a controller. Controller, if you are controller of one business, you know every person what is working there. You know every work. But the person who works, they don't want to relate with the controller who is controlling or the manager or the boss. We want to not relate because they will say to work more. Questa frase dice che non c'è una differenza di opinione riguardo l'aspetto personale di Dio essere il controllore. L'esempio è che il controllore di una società conosce tutti quanti i suoi dipendenti, si relaziona in un modo personale con tutti quanti, però i dipendenti non vogliono relazionarsi troppo con il controllore perché hanno paura magari che li fa lavorare di più, li sgrida, non gli dà le ferie, allora fanno gli impersonali. Right? Read again. There is no difference of opinion about the personal future of God as the controller, because a controller cannot be impersonal. Well, means Prabhupada is telling controller is not impersonal, but we are impersonal. Prabhupada qui ci dice che il controllore non è impersonale, ma siamo noi impersonali. È un gioco di parole che lui fa in realtà per dirci che noi siamo impersonali. Oh, if we are personal, then no problem. Se però siamo personali, allora non c'è problema. But if we are impersonal, then a big problem. Se però sei impersonale, allora è un grande problema. Sri Radha. My friend. 6:20. Oh, he has a question. There is one last line. Shall we go on? Yeah. Aspetta, c'è l'ultimo paragrafo, salta manca. Shri Guru Karuna Sindhu. That is the meaning. This Shri Guru is real navigator. Karuna Sindhu. Kripa Sindhu. Because Karuna Sindhu is my Kishori. And Dasi will not Karuna Sindhu. Kripa Sindhu. Work. Who is giving Kripa? My Swami Radhika is Kripa.
Are, he gives so much kripa to this controller, he become cowboy in Vrindavan. He gives so much love, mercy, that he don't know what to do, what to control here. He want to become cowboy. He want to be under the, no want to be controller. He want to be a gatekeeper of Vrindavan. He want to be a cowboy and he want to be a gardener of Vrindavan because he's not interested in controlling. He left this job and come to Vrindavan. La verità è che il guru è Karuna Sindhu, Kripa Sindhu, ovvero un oceano di misericordia, di compassione. Perché? Perché il Karuna Sindhu originale, originario è Radhika e quindi il guru, essendo una Swadasi, allo stesso modo è Karuna Sindhu, Kripa Sindhu. La misericordia di Radhika è così forte che ha fatto sì che il controllore, ovvero Krishna, a Vrindavana, non sente di essere il controllore. Lui non è capace di fare il controllore, non ci riesce. Per la misericordia di Radhika, quello che vuole fare è soltanto essere un guardiano. This controller wants to be baby of Mother Yashoda and crying for the milk. Questo controllore vuole essere il bambino di Madre Yashoda che piange per prendere un po' di latte. That is the supremacy of this controller when he becomes baby. Ed è questa la supremazia di questo controllore quando lui diventa un bambino. And when he is binding Mother Yashoda, he cries, "Don't bind me." This is the controller. No controller. He wants to receive the love of mother. He wants to receive the love of friend. He wants to receive the love of Radhika. That is Sonambuna. Quando lui viene legato dalla mamma, da Madre Yashoda, si mette a piangere e dice, per favore, non mi legare più, per favore, liberami. E questo è il vero controllore supremo, colui che vuole essere legato, che vuole ricevere l'amore da Madre Yashoda, dai pastorelli, da Radhika. E questo è il vero summum bonum. Shri Guru Karuna Sindhu Adham Janar Bandhu. Adham, I'm a fallen. I'm a rascal. I'm a rascal now also. He wants to show me, but I don't ready for that. He's not rascal. Adham, lowest. Adam significa che io sono un mascalzone, sono l'essere più caduto, perché il guru è lì che mi sta mostrando in questo momento qual è la direzione che io devo percorrere, dove devo andare, ma nonostante ciò non lo faccio, sono l'ultimo degli ultimi. But he's Bandhu, he's a friend of me, that's the beauty. Ma nonostante ciò lui this è... fallen soul, Adam Kaput, he's a friend. Nonostante ciò, lui è Bandhu, è un mio amico, è amico di questa anima caduta. Bandhu, Bandhu, Bandhu means friend. Bandhu significa amico. He not leave me, he not give chance to escape to me, what to do? Perché, no, perché c'è amico? Perché nonostante io voglia andare da altre parti, lui non ce lo fa fare, non ci lascia andare. I want to run away, but he is catching me. Like a friend, that's oh Bandhu, oh my friend, very good. I'm with you, please. I'm always with you. Io voglio scappare via, però lui non ce lo permette. Lui c'è nostro amico e mi dice, oh Bandhu, oh mio amico, rimani qui con me, non andare via. This is the condition that he don't want to. I cannot escape from him because of his love of friendly. Questo è il navigatore, un navigatore tale che non ci permette di lasciarlo, che c'è amico. Lokanath Lokera Jivana. Oh Sadhu, oh Lokanath, who's writing? Gurudev, oh Gurudev,
Narottamdasi say, oh Gurudev, you are my life, Gurudev. You can navigate me. I'm an Adam. I'm a kaput. Your friendship, your love, not me, give chance to escape out from you. Qui Narottamdas Thakur esclama Lokanath, quindi riferito al suo guru. Oh Gurudev, tu sei il mio amico. Sei colui che non mi lascia andare, che non mi fa scappare. Aha Prabhu Korodoya, Deho More Padachaya. Please, I need you much. Garudaya, give your lotus feet. I want to be in your circle. Per favore, dammi la tua misericordia. Dammi i tuoi piedi di loto. Io voglio vivere nel tuo rifugio. And if I know that if I took your shelter, Radha Rani will, I will learn how to go to Radha. I will know to how to reach to Vaishnava. E io so che prendendo il tuo rifugio saprò come arrivare a Radha, saprò come relazionarmi con la mia Sthadeva. Because you have a realization, you realize it, you got it, and then if you have something you can give me. If you have something, then you can give me. You have a realization, so you can give me. That Prabhupada said, that bona fide spiritual master, because he's a realized, he is connected in Ishtadev, so he can give you Ishtadev. He can give you what he has. If I have my Swami Radhika, I can say about Radhika. I don't know more about Sakhabhav, then I will say to go to someone who has a more mode of Sakha, he can give you. Somebody come, I send to Mama Sanatani because she has a Bhasari Rasa. Madhuri loves. She can give that. How I can give? So who has, they can give you. And then you will automatically realize it and mercy will flow in you. Brother. Il Guru è colui che ci dà la realizzazione. Ecco perché Prabhupada stressa molto sul fatto che uno deve prendere rifugio in un guru autentico. Guru autentico significa colui che ha realizzato la sua forma, la sua relazione, il suo bhava in relazione alla sua Ishtadeva. E il guru può darti le realizzazioni inerenti ad un bhava specifico di quel bhava che lui pratica e ha realizzato. Non può darti altri bhava che lui non pratica. Ad esempio, se ci sono dei devoti che vengono da me ed hanno un sentimento di vatsalia, di amore materno verso di Krishna, allora io li mando sempre da Mamma Sanatani, perché cosa posso fargli io? La mia Sthadeva è radica, quindi li mando da Mamma Sanatani per poter imparare quel vatsalia raso. Any more question? Oh, you have a question. Satyavrata, una domanda. È una domanda molto in ritardo, nel senso che, però mi manca ancora pochi giorni, magari riesco a recuperare un po' di offese che ho fatto al Santo Dhamma. Volevo sapere qual è l'atteggiamento giusto per stare a Vrindavan. Ho sentito dire nel tempo che di fare austerità, ho sempre cercato in realtà di fare delle austerità, quelle che capivo io, magari cantavo più giri, un po' meglio, magari facevo qualche parikram, eccetera. E austerità è... però l'atteggiamento verso il guru, ecco, questo che Prabhupada ci ha sempre detto, che non possiamo capire il guru. Io sono sempre approcciato al guru con questa consapevolezza,
e mi sento stupido davanti a lui. Niente, volevo sapere se poteva aggiungere qualcosa. So Charlie saying that I'm asking this question late because I stay in Vrindavan already since some time, and after a few days I have to leave. But I want to know that what is the right attitude to be in Vrindavan living with the Guru? Always I know that one devotee, when he is in Vrindavan or she is in Vrindavan, has to do some more practice, some more austerity. So this is what I'm trying also to do when I'm doing some parikrama, some more chanting. And Prabhupada says that we cannot understand the Guru. When you're close to the Guru, we cannot understand him. So I'm trying to always approach the Guru with this awareness that I'm very foolish, I'm very fallen, and I cannot understand the Guru. But what I want to know, what is the right attitude to live in Vrindavan with the Guru? What is the best practice that one can do? If you are lucky, you will not make goal to Guru. Se tu sei fortunato, allora non fai del Guru il tuo obiettivo. Then he will navigate you. Allora lui ti potrà navigare. If you make the goal to Guru, then what is your goal? Però se tu fai del Guru il tuo obiettivo, allora che tipo di obiettivo hai? Nothing. Niente. He is one of the best you can keep 24/7 with your son. 24/7 he can be with you. Il Guru può essere con te 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. You will say, how is this possible? Allora ti chiederai, com'è possibile? Guru is not material Guru. He is a divine, and divine can be always looking to us. È possibile quando tu sviluppi una visione che il Guru non è in questo corpo fisico materiale, ma il Guru è divino ed è sempre insieme a noi. I give my example. Vi do il mio esempio. All are you Guru of me. Io vedo e sento che voi tutti siete il mio Guru. My Gurudev make me fencing. Il mio Gurudev give the fencing and this. You are my Guru expansion because you fence me. If I will ask one day, give me holiday Sunday, you will not allow me. Voi tutti devoti in realtà siete un recinto che è stato costruito dal mio Guru per proteggermi, perché se voi mi dite se io vi chiedo di prendermi un giorno di pausa, voi non me lo fate fare. Devo essere sempre lì, assorto nel seva, nella pratica. Quindi voi tutti in realtà siete delle espansioni del mio Guru che lui ha creato per potermi proteggere. He's inside, outside, in every place in creation. He's watching me. Il Guru è presente in ogni atomo della creazione. È dentro di me, fuori di me. Lui mi sta guardando lei costantemente e conosce qualsiasi cosa. So this is the best navigator who can watch me 24/7. Quindi è questo il vero navigatore che mi può guardare, osservare, stare vicino 24 ore al giorno. And what he can say, what he has, what he can give, what he has. E cosa mi può dire? Quello che lui ha. Cosa mi può dare? Quello che lui ha. If he's the Krishna Bhakta, he will give Krishna to me. Se lui è un Krishna Bhakta, mi darà Krishna, mi potrà riguardare. If he's a Radha Bhakta, he will give Radha Rani to me. Se invece è un Radha Bhakta, allora mi porterà della Radharani. If he's a Sakha, he will give Sakha. Se è un Sakha, un amico, allora mi darà quello. Who has a motherly love, he will give motherly love. Se è nell'amore materno, allora mi darà l'amore materno. Right or not? Giusto? Agree or not? Siete d'accordo? If you don't say yes, then how se non mi dite sì, come posso comprendere se capito o no? Right? Yes, Gurudev. Yes, thank you. What I will give. Quello che io ho, posso dare. If you see Prabhupada, and I see him, he's a Radha Dasi. And I can prove next time
in meeting that how he is Radhadas. Io vedo Prabhupada che lui è una Radhadasi. E alla prossima classe vi mostrerò, vi proverò di come lui è una Radhadasi. Now I say you, everybody talk about controller and Prabhupada says sunam bonam. Tutti quanti guardano a riguardo del controllore e Prabhupada invece scrive lì nell'introduzione a riguardo del summum bonum. No controller. Non del controllore. Absolute truth. Della verità assoluta. Absolute truth is love. La verità assoluta è l'amore. That is the love. Absolute truth is the love. There is nothing else than love. That is the absolute. La verità assoluta è l'amore e non c'è niente all'infuori dell'amore. In love somebody change, that is absolute truth. In love? Something change is absolute truth. Mr. Krishna, controller change in love as a cowboy. Is the absolute truth. La verità assoluta significa che il controllore cambia e diventa soggiogato dall'amore. Questa è la verità assoluta. You read and listen with this rush, juicy. You will become so juicy that you will surprise yourself. You stop looking controller. Uno deve ascoltare e leggere con questo tipo di visione, di questo tipo di con questo tipo di rasa, pieno di nettare. Allora smetterà di vedere Krishna nella sua forma di controllore. Brother, I give you one key, only such absolute truth. How in love change happening? My life will also change. My controller nature will go out from me. I will also will start searching how to behave like this. Io vi do questa chiave con la quale dovete ricercare la verità assoluta, dovete ricercare a riguardo dell'amore e di come tutto cambia con l'amore. E quando lo vedremo potremo anche scoprire di anche noi come possiamo cambiare con l'amore. Bhagavad Gita, last sloka, read and you will understand. Leggete l'ultimo paragrafo dell'ultimo sloka della Bhagavad Gita e potrete comprendere. You cannot be normal without laser giving potential. C'è scritto che uno non può essere normale senza essere cosciente della potenza del piacere. Means we are abnormal. Quindi significa che se uno non è normale è anormale. If not taking shelter of pleasure giving potency, we are abnormal. Se noi non prendiamo rifugio, that is the meaning, right? Della potenza del piacere, allora siamo anormali. E questo è quello che significa, giusto? This is Parkhya Bhav writing. This is the Parkhya. These books of all Chaitanya Mahaprabhu, you have to see like this. E questo è un metodo di scrivere Parakia. Tutti i libri che sono inerenti agli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu devono essere letti e capiti con questo tipo di visione, di comprensione. Indeed, it's possible to penetrate the meaning of the exchanges with Krishna in the transcendental loving service only when it has been established a direct relation with the pleasure-giving potency, the Supreme Lord. Yeah. Read again. Indeed, it's possible to penetrate the meaning of the exchanges with Krishna in the transcendental loving service only when a direct relation has been established
with the pleasure-giving potency of the Lord. Which page? What is, where is this? This is the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of the Chapter 34, Introduction, Explanation. Well, this is both English. No problem. Infatti è possibile penetrare il significato degli scambi con Krishna nel servizio d'amore trascendentale solo quando si è stabilito un legame diretto con la potenza di felicità del Signore Supremo. Oh, nectar of devotion. My friend is the best friend of me. There is a nice analogy here, he's saying. Can you read it? Rupa Goswami. Can you take the mic? Mine is not working. No problem. No, take this one. Sorry. Rupa Goswami makes a comparison. From the ocean, the clouds are created. And as rain, they fall on the earth. And then again, they go back to the ocean. The ocean represents the pleasure-giving potency of Krishna. The cloud, the pure devotee, that is full of this pleasure-giving potency, which is the loving transcendental service, and the pure devotee makes this potency come down in the form of rain, which is mercy. Yeah, in the form mercy. Of mercy. This is mercy. It's not my endeavor. It comes by mercy of the Vaishnava or Guru. Sadhu Vaishnav Guru Kripa, mercy comes. La misericordia arriva soltanto attraverso la misericordia dei Vaishnava, del Guru, and sadhus. E dei Sadhu. But then this rain, after it hits the earth, it goes back to the ocean of Krishna. Again. Give me that in English. It's better than. No, it's just that probably. Is... In this connection, Sri Rupa Goswami gives an example of the clouds in the sky. The clouds in the sky arise from the ocean. And when the clouds become water again and fall to the ground, they glide back to the ocean. Thus, the pleasure potency of Krishna is compared to the ocean. Uh-huh. Yeah. The pure devotee is the pleasure possessing cloud, and when he is filled with transcendental loving service, then he can bestow his mercy as a downpour of rain. Wow, mercy, it's in the mercy. Wow, and the pleasure potency returns to the ocean of Krishna. Wow. Right. Both of them. In Radha Dasa. Wonderful. Wonderful. Good start. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe.
I'm so happy. You all are coming very soon. Yes. Oh, nice thing that happened. Thank you, Gurudev, for this opportunity. Muchas gracias. I'm the baby sadhu. I'm a baby, na mama? Yes. Love. This is love. Love. Bye, Gurudev.